la metto qui vicino alla scritta, così si legge meglio, si vede giusto. Meglio. Allora io... Oh Giada, siamo in puntata! Oh, aspetta che attacco la pallina! Siamo in puntata! Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Stavamo finendo di addobbare l'albero di Natale, guardate com'è bello con le palline gormitiche! Esatto, che tra poco costruiremo insieme. Tra l'altro, avete scaricato il materiale per farlo insieme a noi? Vi avevamo messo il link nella scorsa puntata. Sì, perché adesso è arrivato proprio il momento di crearli insieme. Allora, aspetta che intanto... Sei pronto, Johnny? Andiamo! Sì, 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 devo solo attaccare questo. Oh, vedi Giada come stanno bene le palline sull'albero di Natale? Sì, sono davvero bellissime, sei pronta a farle? Forza, sono prontissimo Giada, sono prontissimo! Mi raccomando, non fare pasticci come al tuo solito. Ma Giada, non ho mai fatto pasticci mai! Cosa? Non ho mai fatto pasticci! Mai? Mai! Una ti cresce volta. Il naso. Ma che naso? Allora, iniziamo. È un lavoretto davvero semplice. Okay. Quindi, Johnny, mi raccomando. Dai, ci sono. Concentrati. Concentratissimo. Allora, per prima cosa ci serve... il cartoncino, due cartoncini. Ce li abbiamo. Nel nostro caso, perché noi abbiamo i cartoncini un pochino leggeri. Esatto. Se voi invece avete il cartoncino un po' più spesso, vi basterà soltanto uno. Ok, noi ne usiamo due proprio per questo motivo. Esatto. Allora ci serve due cartoncini. Sì. E due stampe. Ok, dal sito, appunto dal link, si possono stampare le immagini. Il sito che abbiamo dato nella scorsa puntata. Esatto. Allora, per prima cosa incolliamo. Prendiamo la colla. Sì, la colla. Prendiamo il nostro cartoncino e lo spalmiamo tutto di colla. Ok. Gianni, ci sei? Giada, non si apre la colla. Qua è blu e rossa, non capisco. Rosso? No, non quello ma rosso. Ma non vedi che non si apre? Ma questo è quello per aprire. Così, guarda. Ecco. Lo sapevo, Giada. Volevo vedere se eri attenta. Sì, certo. Non si è mai vista una colla così. Fammi. Allora, qui incolliamo così. Tutto. Poi... è finita, ti serve la tua. Ci credo, come la stai usando tu. Fai anche i bordi, che deve essere tutto bene attaccato. Ok. Ok, allora così. Oh, aspetta, sì. Quindi attacchiamo, ok. Quindi sul cartoncino attacchiamo il foglio dove avete stampato le immagini. Giusto. Ok. Ok, così. Poi stacca, schiaccia bene. Non si asciuga però. Come non si asciuga? Soffia, non va. Johnny! Che c'è? Devi solo schiacciare così. Ma la colla va asciugata. Allora, io l'ho già fatto. Ho fatto anche l'altro. Ok. Tu hai già il cartoncino fatto, sì. L'altro? Sì, sì, l'ho già tutti fatto anch'io. Bravissimo. Ok. Ok, adesso, sì? Dato che i nostri cartoncini sono sottili, perfetto, bisogna incollarli così. Vedete? I due retri. Incolliamo insieme? Si incollano. La mia colla? La mia colla? Incolla, incolla, incolla. E fino a qua non hai ancora fatto tanti danni, Johnny. Giada, ho detto che non farò mai nessun danno. Sei più, migliorato. Più, mai. Sei migliorato. Più mai. Okay. Allora, aspetta. Incolliamo bene. Cos'è che devo fare? Devi incollare, Johnny. Ah, ok. I due retri del cartoncino. E me l'hai chiesto di nuovo. Ok, mi raccomando. Schiacciamo bene così. E verrà così. Ma ci vuole un trattore. Davanti il trattore e dietro. Che passa. Che c'è? Un trattore. Ehi, per forza, Giada. Devo... Adesso. Sì. Il prossimo passaggio è prendere le nostre forbici della punta arrotondata, mi raccomando. Sì. Altrimenti, se ce l'avete con la punta, fatevi aiutare da voi. Mamma e papà, ok. Prendiamo le forbici e tagliamo il contorno del nostro quadrato. Vedete? Ah, ok. Che c'è un quadrato qui, hai visto, Johnny? Ah, ok. Il quadrato, sì, così. Tagliare il quadrato. Tagliamo il quadrato e tagliamo la coppia. Va bene? Quello vicino, dello stesso colore. Questo e questo, ad esempio. Ok. Ok? Sì. Io l'ho già fatto, perché mi sono portato un pochino avanti. Allora, aspetta che taglio io. Ok. Ecco Johnny, qua. Aspetta Giada, non mi disturbare. Cosa stai facendo? Ho tagliato la pallina per l'albero di Natale, così l'appendi? Sì, però... No. Johnny, allora, no. Per prima cosa, bisogna tagliare il quadrato, ok? Ok. Così. Ah, eccolo! Bravo, te l'avevo fatto io prima. Non è vero, l'ho fatto io. Sì. Tagliamo i nostri due quadrati. Quelli con i colori uguali, quindi azzurro, sì, giallo, azzurro, giallo. Dopo aver tagliato i nostri due quadrati, si passa a tagliare la pallina, come stavi facendo tu. Che è un po' più facile tagliarla se c'è già il quadrato, perché c'è meno foglio, okay?
E viene così, vedi? Fai vedere? Ok, perfetto, bene, ottimo. Lo faccio anch'io. Un pezzetto e l'altro. Ok, ottimo, okay. Sì, fatto. Okay. Dopo aver fatto le palline, prendiamo il taglierino. Mi raccomando, fate aiutare i vostri genitori perché è davvero pericoloso, ci si può fare molto male. Taglierino e tagliamo le parti. E col taglierino tagliamo questa parte qui. Vedi, Johnny? Uh-huh. Questa parte qua che è segnata sia da un lato che dall'altro. Giardino, non so usare il taglierino però. Ho notato. Guarda, guarda cosa hai fatto. Vabbè. Senti, vabbè, ti seguo. Okay. Dove siamo arrivati? Va bene. Siamo arrivati quasi alla fine. Taglia la parte centrale qui. Ok. Si taglia dall'altra parte, si fa il buchetto, sempre col taglierino. Sì. E poi si mette il nastrino. Guarda, e poi si incastra, giusto? Questo nastrino rosso, Natale, sì. E poi si incastrano, guarda, così. E si incastra per bene, e voilà. E poi si incastrano per bene. E... Johnny, metti giù il tuo lavoretto, questo è più bello. Guarda che bello. Ti è piaciuto? Sì, è bello il tuo lavoretto, Giada, è bello, ma bellissimo. Chiediamo ai nostri amici, se lo fanno, di mandarci le foto, che io sono davvero curiosa di vedere se siete stati bravi. Esatto, fatelo pure voi, mandatelo a gormitishow.gormiti.com. Senti Giada, visto che sono un disastro, e vabbè, non ci posso fare niente. Hai fatto i pasticci anche questa volta. Andiamo però. Dove io non so fare nessun pasticcio. E dove? Tu vieni con me, adesso facciamo una challenge, vieni con me. Oh Giada, eccoci qua sul campo di battaglia. Ma cos'è questa challenge? Allora, adesso te la spiego. Praticamente tu hai Alpha Carrion e io ho Lord Eklos. Ok. Cosa succede? Abbiamo due bersagli, abbiamo tre colpi a testa, mi raccomando non di solo più. Solo tre? Sì, tre. Chi butta giù il bersaglio per primo chiaramente vince, chiaramente vinco. Ok, quindi io questo devo buttare giù, giusto? Certo Giada, certo. No, sono chiedevo per sicurezza. Sono alla stessa distanza, ok, tu sparerai lui, io mi metto qua così ti aiuto nel caso il colpo dovesse uscire. E tu ti metti qua così io sparo il mio bersaglio. Sei pronta? Okay. Ovviamente sul giocattolo, sul nostro personaggio c'è il tasto, no? Per da premere, per sparare. Facciamo una prova di sparo. Guarda, Allora, aspetta. Visto? Scusatemi, quindi. Arrivo. Eccomi. Ok, ero fatta anch'io. Prendi anche il mio, per favore. Ah, già, da disastro. Ok. Sparano. Ok. Ok, pronti? Aspetta che sono caduti giù. Pronti. Chi inizia? Dai, inizia tu. Sono gentile. Ok, allora. Vai. Aspetta. Mira bene lui. Bersaglio, che stai facendo? Mi sto concentrando. Ma che cosa? È una cosa molto... Dai, difficile. 3, 2, 1. Certo. Cosa c'è? Ma scusa, perché non fai così? No. Non lo stavo facendo. Sì, mettiti più lontana. E poi, ancora. Così, giusto. No. Vai, spara. Che è? Dai. 3. Metti le mani. Dai, forza. 3, 2, 1. Uno! È caduto anche lui. Si è emozionato. Allora, una volta. Tre volte hai detto. Vediamo se riesco a fare tre. Aspetta. Ok, uno l'hai fatto. Manca l'ultimo tentativo. Pronta? Ma non ti devi concentrare, sì, forza. È difficile. Vai, 3, 2, 1. Due! Ma... Vediamo se farei meglio. Non è che è stato proprio giusto, perché sì. Sai cosa? Il colpo col vento, che qua sì. C'è un sacco di vento, praticamente. Il vento la... Vai, fai tu, non perdere tempo. Non temporeggiare, vai. Aspetta. Non copiarmi. Non mi sto copiando, io mi sto allenando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci sono? Allora, 3, 2, 1. Logico. Beh, è il primo. Cioè ragazzi... Ne hai ancora due, potresti sbagliare. Ma di cosa stiamo parlando? Oh, aspetta. Di cosa stiamo parlando? Aspetta un attimo. Cosa c'è? Guarda quanto avanti sei. Cosa? Che per quello sei riuscito? È la stessa distanza. No, guarda. Intanto girami il bersaglio bene. Guarda più indietro. Sì, certo, più lontano. È giusto, 3, 2, più uno. Indietro. Non va. No! Da qui devi siamo farlo. Siamo a due, Giada. Siamo... Da qui. Siamo a due. Sei troppo vicino. Ma no, è giusto. Fermo lì. No, più indietro. Vabbè, due pari. Vedi che eri più indietro? È sbagliato. Due pari. Sì, ok, te lo posso concedere, anche se eri troppo avanti prima. Allora prendi questo. No. Andiamo avanti. Andiamo avanti che è meglio. È arrivato il momento della bacheca gormitica.
Allora, Johnny, iniziamo. Ci sono arrivati un po' di disegni, un po' di foto. Ok. Allora, leggo la dedica che c'è scritto Dennis. Ok. Ciao ragazzi, sono Dennis, di 6 anni, abito vicino a Varese e vi seguo sempre su Gormiti Show. Vi invio il mio disegno e vi saluto tanto con un super gormitico abbraccio. Grazie. Grazie mille, ti mandiamo un super abbraccio anche noi. Tra l'altro già c'è scritto Dennis, hashtag Lord Carrion. Mi sa che lui si definisce un piccolo Lord Carrion. Grazie mille. Hai fatto un bellissimo disegno. Super. E Gormatteo ci manda una cosa molto curiosa, perché nella sua stanza ha ricreato la bacheca gormitica. Grande! Ha avuto una bellissima idea, però. Sì. Chissà da dove l'hai presa questa idea. Allora, ciao Johnny e Giada, sono stato molto contento che avete fatto vedere i miei disegni. Oggi vi invio la mia bacheca gormitica con tutti i miei disegni e le foto dei miei due gormiti preferiti, Alfa Sol e Gorok. Ciao da Gormatteo. Wow, guarda qua. Ciao Gormatteo. Grazie, fantastico. Ha una super bacheca comunque, davvero bellissima. Ah, aspetta Giada, prima che... Sì, c'è un altro disegno da parte di Gabriele. Da parte di Gabriele. E c'è fatto anche la dedica. Sì, c'è scritto. Leggo. Ciao Gormiti Show, quindi ci saluta a tutti quanti. Mi chiamo Gabriele, ho 7 anni, il mio gormita preferito è Kilos. Un saluto a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie per aver mandato il tuo super disegno. Continuate a mandarci i vostri disegni, perché a me Giada, davvero, piacciono tantissimo. Sì, dovete mandarli a gormitishow.gormiti.com, così noi li mostreremo in puntata. Giada, è finita la puntata, il Natale si avvicina. Sempre più vicino. E la letterina continuerò a farla, ho una lista, guarda che è lunghissima. Davvero? È lunghissima. Povero Babbo Natale. Salutiamo i nostri amici, cosa devono fare? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Mettete tantissimi like e condividete il video. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.